Ciao ragazzi, allora siamo qua per un nuovo Dietro le Tendine e abbiamo come modella Alessandra che, per chi se la ricorda, qualche anno fa aveva fatto da modella per me per quelle foto da pin-up. L'abbiamo richiamata per fare questo nuovo set che adesso vi racconterò, è molto molto interessante. Come vedete siamo in casa mia perché mi piace far vedere comunque che è possibile realizzare foto interessanti anche stando in casa senza avere degli studi mega galattici. Basta chiaramente spostare un po' di mobili in qualche maniera, ottenere uno spazio e poi con un po' di inventiva e chiaramente con un po' di limitazioni però si possono ottenere delle foto molto molto interessanti. Come vedete dietro ho un portafondale che tiene un magnifico fondale dell'IKEA, un lenzuolo IKEA singolo del valore di 5 euro, 6 euro, quel che l'è. Ok? Perché ho messo il fondale IKEA? Perché l'idea è avere un fondale bianco, ma in maniera particolare, non il classico fondale bianco che viene illuminato da alcuni flash, uno a destra, uno a sinistra, tipicamente per avere il bianco puro, che per carità va benissimo, ma abbiamo il fondale bianco in cui praticamente la luce arriverà un po' su Alessandra per prenderle un po' le spalle. E per farlo cosa facciamo? Ci ho messo dietro un flash, adesso vi accendo la luce di modellazione così lo vedete. Vedete la luce che si è accesa là dietro? Forse non si vede, non lo so. Sì, si vede, perfetto. Dicevo, la luce dietro, quello è il Godox AD100 Pro. Quindi c'è un flash posto dietro che semplicemente passa attraverso il fondale e quindi arriva lei. Otteniamo sia due risultati, sia il fondale bianco sia un pochino di rim light, ma non quella rim light esagerata data proprio da una luce apposta, una rim light abbastanza leggera, ok? In studio, tipicamente negli studi importanti, per fare questa roba qua spesso e volentieri utilizzano dei softbox giganti. Quindi quando uno ha il classico softbox quadrato ma di dimensioni veramente importanti, un metro e mezzo, due metri, tipicamente piazzano la modella davanti al softbox. Io non lo possiedo e allora inventiva semplicemente lenzuolo dell'IKEA con la luce dietro, ok? E quindi questa è la prima e la spegniamo. Come seconda luce abbiamo il Godox AD300 Pro che, come vedete davanti, ha montato l'Ambit Full AL16, quel proiettore di cui vi ho già fatto la recensione. Perché abbiamo montato quello? Perché faremo una foto molto particolare. Praticamente fondale bianco, Alessandra in silhouette e a quel punto con il proiettore andremo a illuminare solo il braccio e il viso di Alessandra, anzi in questa maniera qua, perché lei, come vedete, ha un tatuaggio molto bello di una geisha qua così, quindi faremo una fascia di luce che va così e sale verso il suo volto, d'accordo? Dovrebbe venire una foto molto interessante. Anzi, vi dico subito che viene interessante perché l'abbiamo già fatta, questo è il video che registriamo dopo, in cui lei tra l'altro ha la canotta perché non poteva stare mezza ignuda come era prima, ma nella foto vera e propria in realtà l'abbiamo già fatta, è venuta molto 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 bene. Ma adesso vi faccio vedere effettivamente come viene. Allora, per farlo accendo un attimo la D300 Pro, voilà, e poi vi dico anche le potenze in gioco. Allora, per vedere esattamente dove andrà la luce, chiaramente bisogna utilizzare la luce di modellazione della D300 Pro. Quindi per farlo, purtroppo, dovrò tirare giù la luce, quella che serve per illuminare per il video. Vedrete un po' peggio, ma almeno vedrete effettivamente come la illuminiamo. Prima di fare quello, che così poi facciamo veramente lo scatto, Alessandra si mette in posa, mettiamo la luce questa qua e facciamo lo scatto, vi dico le potenze in gioco. Allora, la D100 Pro dietro è a potenza 1 ottavo e a parabola 28 mm, abbastanza distante dal fondale, circa un metro, ok? Così che faccio un bel cerchio, può andare benissimo un flash normalissimo di quelli con la testa rettangolare, però quello tondo diciamo che è più facile perché vediamo meglio effettivamente la sagoma. E poi questo qua invece è a potenza 1,5. Sì, è molto alta la potenza, ma perché giustamente questo affare qua, il proiettore fa perdere tanta intensità e quindi per illuminare correttamente di potenza ce ne va. Quindi 1,5, 1/8, due luci, niente di più. Adesso spengo la luce video, accendiamo le luci di modellazione, quindi luce video, andata giù, non so se si vedrà ancora qualcosa, penso e spero di sì. Accendiamo le luci di modellazione, quella dietro magari la spengo giusto perché non dia fastidio durante la ripresa, ok? E adesso quindi modelliamo con quell'affare che vi avevo fatto vedere l'altra volta. Allora, come sempre, quello sotto, ok, così, questo qua,
quello sotto va sopra, quello sopra va sotto, bisogna sempre ricordarsi sta roba qua, perfetto, poi allunghiamo un po' un pelo di qua, prendere tutto il braccio, mettiti con la mano come era prima, così, perfetto, un po' più di spazio, voilà, e proviamo a fare una roba del genere. Come vedete si va un po' a tentativi, però allora ce la facciamo, volevo prendere esattamente il gomito, perfetto, così. Allora adesso si scatta, niente di più niente di meno, voilà, perfetto. Ok Alessandra, puoi riposarti, riaccendo la luce video, spengo la luce di modellazione. Allora, non vi ho detto i parametri della macchina fotografica, tra l'altro stiamo scattando in modalità tethered perché in questi casi qua è sempre importante per capire effettivamente cosa si sta facendo e cosa non si sta facendo, ok? E dicevo, allora sono con la 6D perché giustamente la R sta facendo il video e come parametri ho impostato ISO 100, un 160 di secondo f4, l'ottica è il classico 24-70 posto a 70 mm. Potevo anche prendere un'altra ottica uguale, solo avrei dovuto stare un po' più lontano e quindi magari per il video veniva peggio, per il video montato 24-70, ok? Detto questo, questa prima foto è andata, adesso vediamo di inventarci qualcosa di nuovo. Eccoci al secondo set che sfrutta esattamente la stessa metodologia utilizzata prima, cioè flash dietro per illuminare il fondale sempre da dietro e flash da davanti con il proiettore dell'Ambitful per proiettare una figura. A questo punto però non proiettiamo più delle strisce, delle fasce, ok, quella l'abbiamo fatta. Proviamo invece a proiettare un disegno. Il disegno all'interno è un disegno molto particolare perché ha una raggiera molto 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 figa. E quindi abbiamo detto, ok, mettiamo questa raggiera sulla spalla di Alessandra che ci darà appunto le spalle, sarà di schiena. Io come vedete ho cambiato ottica, ho messo 135 perché trovo che in realtà questo tipo di foto viene meglio se sono più compresse. Non mi vedrete quando la scatto la foto perché non sono stato a rimettere il 24-70, quindi torno là dietro, sono dietro la telecamera, quindi non mi potete vedere. Detto questo, quindi potenze identiche, dietro un ottavo, davanti un mezzo, spengo la luce di modellazione, Alessandra si mette di schiena, così vi faccio vedere come sistemiamo la luce. Ah, non la luce di modellazione, spengo la luce video e accendo quella di modellazione. Come vedete c'è il flash dietro, che quindi fa la sua luce, e qua mettiamo questo qua, come vedete la forma, anzi vi tolgo la luce dietro così vedete meglio la forma proiettata, perfetto. Abbiamo questa raggiera che la mettiamo bene a fuoco, voilà, e basta. A questo punto io non mi vedete più, scappo dietro col 135, faccio una foto e voilà, ok? Scatto ottenuto, poi si tratta solo, grazie Alessandra, rimetto la luce video, ok, e spengo la luce di modellazione. Se ce la faccio, voilà, dicevo, si tratta solo a quel punto di farne un tot, cambiare un po' la posa, braccia su, braccia giù, un braccio su, l'altro braccio giù, la testa girata, la testa non girata, si va solo a tentativi a quel punto, cioè più che altro si provano pose diverse finché si individua quella migliore. Qua abbiamo sfruttato appunto la sua schiena per disegnare sopra qualcosa grazie a questo. E adesso passiamo al terzo ed ultimo set. Ed eccoci all'ultimo set in cui utilizziamo il proiettore. Come vedete abbiamo un mondo di roba intorno, quindi cercherò di spiegarvi come l'abbiamo approntato. Abbiamo già ottenuto la foto finale, ma vi spiego come è stata ottenuta, perché comunque è interessante. Allora, per prima cosa, anzi, poso la macchina fotografica così vi faccio vedere un po'. Per prima cosa, giochiamo sui colori, ok? E mettiamo due colori che stanno molto bene assieme, che sono affini, ok? Anzi, si dice analoghi, mi sembra. Che sono il blu e il violetto. E cosa facciamo quindi? Abbiamo qua dietro due softbox identici con due flash che sono due Godox V860, versione 3, quelli che mi sono comprato come sapete, entrambi con un gel viola, ok? Che faranno solo la rim light su di lei. Qua invece abbiamo la luce principale, che è appunto il proiettore dell'Ambitful, la L16, che se vi ricordate nella recensione avevo detto che non mi avevano mandato l'anellino, quello per mettere i colori. In realtà l'anello c'è,
è solo che è incluso all'interno del tappo, quindi io svitavo il tappo, ma in realtà non era da svitare, perché il tappo, vedete, si attacca così e poi si tira via. A quel punto l'anello si può svitare, quindi quello che si svitava era l'anello e non il tappo, e quindi possiamo mettere all'interno i gel colorati, di cui vi dicevo che mi aveva mandato i gel ma non l'anello. È che l'anello era diventato parte integrante del tappo, io svitavo perché comunque sono molto molto secchi, quindi vi consiglio, se comprate la L16, di tirare il tappo, vi rimane l'anello riattaccato, a quel punto lo potete svitare, ok? Quindi dicevamo, anello con un colore, come vedete il blu, lo attacchiamo davanti se si riesce, sì. E così abbiamo la nostra forma con il blu, dopo vediamo che forma abbiamo utilizzato. Da questo lato qua invece abbiamo un flash che deve fare da riempimento, ok? Il flash da riempimento è, come gli altri, un Godox V860 modello 3 che ha davanti ben due gel mezzo CTB, che quindi fanno un CTB completo, perché un CTB completo non ce l'avevo, cioè non l'ho trovato, non so dove è andata a finire, quindi ho messo due mezzi CTB, risultato fa un CTB completo, con il risultato che quindi posso fare un riempimento molto leggero verso di lei. E in ultimo quindi adesso vediamo come sono sistemate a livello di potenza queste luci. Spegniamo la luce di quella che serve per il video per farvi vedere come esce la proiezione e poi facciamo la foto. Allora, per prima cosa abbiamo il flash, questo qua principale, la D300 Pro a potenza 1/4, ok? Poi abbiamo i due flash dietro, quelli che hanno il gel viola a 1/64 parabola 24 mm e poi il flash qua davanti che è a potenza 1/32 più 0,7, che è una potenza molto bassa ma perché deve fare da riempimento, non deve diventare luce principale, la principale deve rimanere questa. Dato che se non c'era quello diventava completamente scura la foto, allora ho detto semplicemente la faccio molto debole in maniera tale da schiarire un pochino il suo volto, ok? Adesso lo facciamo con una luce per volta, così lo costruiamo insieme lo scatto e magari risulta più carino da vedere per voi. Ok, allora, solo le luci dietro, quindi entrambe le luci dietro a 1/64 di potenza. Io mi piazzerò più o meno dove c'è la R in questo momento per farvi vedere, cioè per fare lo scatto, ma voi mi sentite parlare perché, come sapete, sono un chiacchierone, ok? Allora, facciamo così, chiaramente non è l'inquadratura più giusta perché giustamente devo, cioè, l'inquadratura giusta è quella che ha la R in questo momento, ma avendo l'ombrellino se no non riuscivamo a far vedere le cose. Queste sono solo le luci dietro, quindi solo le rim light, ok? Accendiamo la luce di riempimento a 1/32 più 0,7 e facciamo quindi rim light più riempimento, ok? E quindi, come vedete, la luce principale, cioè la luce di riempimento è blu e non è chiarissima, non è nemmeno troppo scura, e quelle dietro continuano ad essere violette. E adesso accendiamo finalmente questo qua, voilà. E però su questo vi faccio vedere la luce di modellazione. Allora, spegniamo la luce di modellazione dei flash dietro perché non servono. Questa qua la lascio, quella del flash lì, perché mi aiuta a mettere a fuoco. Spegniamo questa qua. Ok, come vedete abbiamo questa forma molto particolare che adesso la mettiamo bene a fuoco. Voilà, ok? Che poi è una forma molto bella perché chiaramente spostandola su e giù si possono sfruttare queste curve che fa per farle girare magari intorno all'occhio o una roba del genere, quindi secondo me è una luce molto, cioè è una forma molto interessante. Adesso vediamo di piazzarla in maniera corretta, ad esempio che sottolinei l'occhio con questo anello che gira intorno all'occhio, ma ognuno poi giustamente la fa come preferisce. Facciamo la foto, ok? Voilà, ok? Allora, riaccendiamo la luce del video
e quindi abbiamo ottenuto lo scatto finale. Come sempre i parametri, cioè, sono i classici da foto da studio, quindi ISO 100, un 160esimo di secondo, f4, ok? Ora questa io ero un po' laterale rispetto a dove dovrei essere, quindi giustamente non è proprio perfetta, però ne abbiamo fatte altre invece in cui ero nella posizione giusta e quindi sono venute bene, ok? Abbiamo giocato un pochino con questo, ringraziamo Alessandra che si è prestata, ma ha detto che si presterà altre volte perché si è divertita, speriamo sia vero. E quindi abbiamo giocato un pochino con questo, con un po' di forme. Come vedete, cioè, le cose che si possono fare sono tantissime, perché si può giocare sia con le forme, sia con le lame, sia con i colori, si può fare veramente tantissima, tantissima roba. È solo il limite, è solo la fantasia di come sfruttare tutte queste forme, come sfruttare tutte queste cose, ok? Ci vediamo alla prossima, ciao!